carta legge. Reali, vi invito di nuovo a tenere il programma e a partecipare anche ai prossimi incontri. Vorrei che questo incontro in particolare lo presentasse Malvina, perché lei ha un rapporto particolare con questo autore. Che è morto, quindi non pensate del professore. No, però insomma l'ultima presentazione, come vi dicevamo, in Italia l'ha fatta qui da lei, è stato un incontro bellissimo lo scorso anno in occasione del salone, e Malvina insomma vi presenterà meglio di me. Iperbore io l'ho conosciuta proprio grazie ai romanzi di Gustafsson, Morte di un apicoltore e anche Storia con cane, che sono stati, credo, i primi due che sono stati pubblicati. Un autore svedese ma cosmopolita, di una lucidità, di una cultura e anche di un'ironia infinita, e quindi per me ha lasciato un grandissimo vuoto, e quindi io ho veramente piacere che stasera a raccontare questo che forse è il suo romanzo più bello sia un autore che secondo me è più bravo a raccontare i libri degli altri, non solo i suoi, e un'attrice che legge come un angelo. Quindi io sono molto curiosa di vedere per la prima volta questo connubio tra Giorgio Elmoti e Francesca Popolo, che ringrazio tantissimo insieme a Iperbore per essere qua stasera a raccontare e leggere Morte di un apicoltore di Lars Gustafsson. Grazie. Preludio. Un mattino sui monti Kisos il narratore si congeda. Era un mattino d'ottobre del 1974. Bevi il mio caffè amaro e bollente. Come un filo sottile d'argento dal lucore biancastro, il Rio Grande occhieggiava in basso attraverso il pulviscolo. Pensai, è curioso. Non mi sembra affatto di possedere più molta vita spirituale. È tutto chiaro e tranquillo e vuoto dentro di me. Ci sono le voci degli uccelli e i giochi di luce rossa contro quella roccia che somiglia a un organo. E c'è il gusto del caffè amaro, forte, caffè puro, non zuccherato. Ma nessun rimprovero, nessun ricordo, nessuna inquietudine. Sono sospeso in un giroscopio. Sono vuoto, pulito e limpido. Forse alla fine ci sono riuscito. Forse ne ho esaurito il racconto. Would you like some more coffee? Il vento è calato. La tempesta è passata. O forse ho imparato a muovermi alla velocità del vento, così che non lo noto più. Gentile lettore, mio singolare lettore, ricominciamo, non ci arrendiamo. Incominciamo il quinto e ultimo dei cinque racconti. Come vecchi, astuti segugi a una battuta di caccia all'alce nel Vastmanland. Del resto è stagione di caccia all'alce nel Vastmanland, in questo periodo dell'anno. Riprendiamo la traccia dove l'avevamo abbandonata, e la seguiamo fino alla preda sanguinante. Ricominciamo da capo. Siamo agli inizi della primavera del 1975. La neve incomincia appena a sciogliersi. La scena è il Vastmanland settentrionale. L'ex maestro elementare di Vastervala, un uomo di nome Lars Lennart Vestin, sovente chiamato Vestland, Donnola, è stato messo in pensionamento anticipato quando hanno chiuso la scuola. La locale scuola elementare sua Elnora, sulla spada settentrionale del lago. Ora si mantiene facendo un po' di tutto e principalmente vendendo il miele di un allevamento d'api che a volte è stato anche piuttosto esteso. Da quando ha divorziato, abita in un piccolo podere a Naset, all'altezza dei villaggi di Vretarna e Bodarna, ma sulla riva orientale del lago, ovviamente. Possiede un orticello, un campo di patate, un cane. Talvolta vengono dei parenti in visita. Ha il telefono, la televisione e un abbonamento al giornale di Vastmanland. Dopo il divorzio, non ha avuto relazioni femminili degne di essere menzionate. Vestland non è poi così vecchio. È nato il 17 maggio 1936, ma dimostra molto più dei suoi 40 anni. È sciupato, magro, ha i capelli radi. Porta quel tipo d'occhiali con la montatura di metallo sottile che rafforzano l'impressione di fragilità. Vive in condizioni economiche estremamente modeste, ma non se ne fa un problema. Ciò che segue sono gli appunti che ha lasciato. Infatti,
Nella primavera del 1975, proprio quando la neve incomincia a sciogliersi, egli si rende conto che prima dell'autunno non ci sarà più. È affetto da un tumore maligno che un po' alla volta, e ormai troppo tardi, è stato localizzato nella milza, con estese metastasi nei tessuti circostanti. La voce che ascolterete a partire da questo momento è la sua, non la mia. E pertanto, qui da voi, mi congedo. Di fronte a una singola ape morta, si è del tutto indifferenti. La si scopa via, semplicemente. Il fatto curioso è che le api hanno esattamente lo stesso atteggiamento. Una così totale mancanza di interesse per la morte altrui non si trova in molte altre specie animali. Se io schiaccio un paio di api nell'inserire un po' troppo distrattamente un'arnia, le altre la trascinano via, quasi come se si trattasse di pezzi meccanici rotti. Ma anzitutto si occupano sempre del miele, se ce n'è. Pensate se anche le api stesse la vedono così. Che è nello sciame che esiste l'individualità, l'intelligenza. Ci sono sciami dalla personalità molto marcata. Ci sono sciami pigri e zelanti, aggressivi e miti. Ne esistono persino di frivoli e bohemian. Il cielo sa. Se non esistono sciami dorati di senso e sciami dotati di senso dell'umorismo e sciami che ne sono privi. Guardateli quando sono presi dalla febbre di sciamare, esattamente come un essere umano nervoso, insofferente, capriccioso, un pessimo amante, senza alcuna pazienza. E la singola ape è altrettanto impersonale di un bullone o di una vite, nel meccanismo di un orologio. Io, ma non io, Lars. Lars, in prima persona, vi racconterà questa storia. Io, Giorgio. Io, da piccolo, avevo un nonno che mi raccontava delle cose mie, che mi raccontava di che universi ci fossero nella zolla di terra e poi ancora più, ad ancora andando a stringere. Avevo un nonno che era una sorta di zoom del reale, di tutto quello che vedevo finiva per cercare le piccole cose, l'attenzione sulle piccole cose per grande attenzione. Io, forse per reagire a questa giorgiopedia del nonno, ho cominciato a pensare non a tutto quello che c'era di più piccolo, a quegli universi piccoli, piccoli, piccoli che non riuscivamo a percepire, ma dovevo crederci perché era mio nonno, per un fatto di fiducia genetica. Ho cominciato a pensare agli universi quegli altri, quelli enormi, che non gliel'ho mai voluto dire a mio nonno, che forse eravamo la bollicina di un bicchiere d'acqua gasata, di qualcuno gigantesco, a un tavolo, a un cazzo di tavolo, in una Camargue uguale alla mia Camargue, ma molto più grande. Un'acqua gasata in Camargue, no, naturale la facciamo, perché c'è il pastis. Chissà se c'è il pastis in un universo più grande. Sta di fatto che se divento Lars, comincio a camminare, misurando i miei passi sulla campagna che conosco. Perché ho lasciato il lavoro, che ho 40 anni, ho 40 anni e sono ancora giovane. E l'ho lasciato perché faccio l'insegnante senza mai troppa condizione. Perché mi è capitato di farlo. Perché è stato facile farlo. Perché ci ho avuto una vita universitaria in cui ero anche un peperino, ero uno che faceva le feste, girava per osterie, che gli altri compagni della stessa stanza a un certo punto mi ha detto basta, ma noi non riusciamo a starti dietro. E la incontravo Margaret, la incontravo sempre, l'ho incontrata ciclicamente finendo per disinteressarmene sempre. Ma no, era qualcosa di più del disinteresse. Io ogni volta che la vedevo Margaret, magari mi piaceva anche, perché poi era carina Margaret. Era asciutta, era minuta, ma era una sensazione che mi portava addosso, era questa cosa di pensare di poterla amare, ma di vergognarmi a girare per strada con lei.
Non c'era niente di cui vergognarmi. Era una percezione, era qualcosa di sospeso, di incompiuto. E cazzo, sull'incompiuto ho finito per misurare tutti i miei passi. Fino adesso. L'altra sera è scappato il cane. Io sono qui in campagna, ho 30 anni. 30 anni che dovrei rimettere anche a posto, perché se non glieli do, se non gli rimetto il catrame sul tetto, se non rimetto a posto i telai, mi moriranno assiderati. È brutto quando muore un alveare intero. Nell'alveare c'è la regina, ci sono i funghi, ci sono le api operarie. 1989 esce questo libro. Gustafsson, con una base biologica decisamente ridotta rispetto a Tinbergen, immagina l'ape come un organismo complesso. Cos'è l'organismo complesso? Come il corpo nostro fatto di cellule, di organi, l'ape di per sé, quando la trovi morta, la butti via. E dell'ape morta non si curano le altre api. E io da piccolo, torno Giorgio, non sono più Lars, quando entravano le formiche, io ho una casa in Friuli, nel bosco, l'unica casa della mia vita, e quando entravano le formiche, mi ero inventato questo sistema che ve lo giuro funziona. Lasciavo 4 o 5 formiche morte sulla linea dove passavano le formiche, non proprio morte. Gli scamazzavo una zampa, le storpiavo. Era un segnale, l'avevo visto fare agli apaci, l'avevo visto fare agli indiani. Non passateli qua, vi ridurremo così. Era un rapporto diretto con le piccole cose. Usavo un'ape, una cellula di quell'organismo complesso. Le api, il termitaro, le formiche, gli insetti sociali. E cazzo, su questa socialità dovrei misurarmi come uomo. Io che sto in campagna e che riesco a vivere di questa 30 anni, quando a 40 anni mi hanno dato una pensione. Leggendo la pagina delle 40 anni una pensione mi è venuta un'invidia personale tutta italiana e poco finica. E sono qui perché mia moglie mi ha lasciato e sono rimasto col cane. E dice, come fai a vivere solo con 30 anni? Non ho nemmeno grandi necessità. C'ho questi vestiti che erano quelli di quando ancora insegnavo. C'ho questo cane che sta invecchiando. Si sta proprio invecchiando. Io me lo porto in giro, facciamo delle lunghe passeggiate e è scappato. Come è scappato? Cioè, no, è un bel cane, un bravo cane. Per tanti anni bastava chiamarlo e lui veniva. Poi mi è scappato e è andato dai vicini. Ho girato per trovarlo, gli hanno dato delle frattelle, l'hanno tenuto lì, sapevano tutti che era mio. È successo qualcosa. Forse è il cane che non capisce più chi sono. Cammina, si gira, mi guarda quando lo chiamo. E forse non si ricorda più di me. O forse sono cambiato io. È un dubbio stupido che mi monta dentro stasera. Ho la sensazione di aver cambiato odore. Ho la sensazione che il cane, nella mia carne, nel mio organismo complesso, non riconosca più quello che è. Ed è proprio quella sera lì del cane che è cominciato. Se fossi Giorgio Olmoti mi ricorderei di Gad per avere nozione del dolore, ma forse se sono Lars e sto con le api mie in un paese del nord, devo fare riferimento a che cosa? Al dolore basta. Il dolore sono quella roba lancinante, oppure sono quella roba che pulsa. C'è una divisione aristotelica per categorie del dolore dentro quelle pagine. Perché la notte arriva il dolore. Arriva verso le 4, le 5. Arriva all'inizio e ti pulsa dentro come qualcosa che ti ingombra. E tu dici, è successo a tutti, e succede anche a me. Beh, saprò gestirlo questo dolore. Saprò gestirlo per tutto il tempo che servirà a farlo passare. Perché funziona così quei dolori. Funziona così quando ti tagli una mano. Che piano piano la mano si ricostruisce. C'è una labile linea tra il corpo che si rigenera e il corpo che si degenera, e tu ci cammini in bilico pensando sempre di pendere dalla parte della rigenerazione, come la lucertola, l'occhio della lucertola nel campo. L'occhio nero della lucertola non è l'occhio nero dell'umanità, è l'organismo complesso dell'umanità. Sì, ma di cosa vi parlo? Che c'è sto dolore, ma sta nella schiena, è una roba che colpisce e sembra che ogni volta si allarghi di più, sembra che cerchi spazio. Non è proprio una cosa fastidiosa, soprattutto arriva alle 4, alle 5, per ora di colazione se n'è andato. Mi sveglio prima,
ogni notte, perché sento che sta arrivando il dolore, anche quando non arriva. Sono lì che lo aspetto. Passerà. Tanto sono andato all'ospedale, sono fatto le analisi, perché dice vai all'ospedale, sei pallido, vengono i vicini. Perché non vai all'ospedale? Fatti guardare. Ho vomitato, ma può succedere. E poi stiamo entrando nella primavera. La primavera. Giorgio Botti non lo sa, perché lui non vive a Torino, ma ci avrà avuto una casa nel bosco in Friuli. Ma lui non lo sa cosa è il disgelo. È quel rumore delle grondaie. È quel qualcosa che ti dice, devo mettere fuori le armi. Le api, a nord, le devi nutrire con una soluzione d'acqua e zucchero. Non come qua, che le butti lì, le fiori le trovano sempre. Ci sono le api a Torino. Io, Giorgio Almonte, sto facendo proprio un progetto, racconto le api e le arnie sulle terrazze di Torino. Pensate che nelle campagne le monoculture hanno ammazzato i fiori. I fioriscono tutti insieme per 15 giorni. L'ape si dà un cazzo lì da fare e suda come una bestia, si mette la sua tuta da ape e dopo 15 giorni sono finiti tutti i fiori. In città no, in città ci sono le donne, c'è Valentino, c'è la signora lassù che c'ha quel glicine, e l'ape in città. Se la vita era grande. Invece io devo aspettare il disgelo quando sono Lars, non quando sono Giorgio. Devo aspettare il disgelo e mettere fuori tutte le mie armi, le 30 armi. Ah, due alveari sono morti nell'inverno. Pensate, se è vero che è un organismo complesso, dico l'arnia, le api, la peregina, se è vero che è un organismo complesso, devo anche dirvi che io col tempo ho imparato a riconoscere l'arnia di quelle veramente operose, l'arnia di quelle incazzose, di quelle che quando ti avvicino, cazzo vuoi il miele, te lo prendo, poi l'arnia di quelle un po' fagnane, quelle che stanno lì, vuoi il miele, e le vedi che ti stanno prendendo per il culo, tu gli hai messo il telaio con tutti sagomati, tutti i quei bei simpatici esagoni dove devono ficcare il loro maledetto miele, e loro ne fanno uno sì, due no. E poi non stiamo lavorando. Sono gli statali delle api. Poi ci sono quegli altri, quelli romantici, quelli che partono, quelli che sciamano. Ah, è primavera! E quelli devi andarli a recuperare. Perché è come se fossero degli adolescenti delle api che li devi recuperare. E ti tornano tutti brufolosi, un po' annebbiati, e li rimetti in produzione. E quello devo fare. C'è che il cane forse mi percepisce diverso. Dice che forse mi percepisco diverso anch'io perché è arrivata la lettera dell'ospedale. Questa lettera finita. Io non aprirò questa lettera, io la metto qua sul tavolo. Non me ne fotto un cazzo. Come si dice me ne fotto un cazzo nella lingua di Lars? Come questa. La metto lì, vicino al mio piatto. Un piatto c'ho, un bicchiere, perché mica devo invitare della gente. La metto lì e non la... Non l'apro, anzi vado a farmi un giro col cane. Il giorno che è arrivata la lettera sono andato a farmi un giro col cane. Ditelo, raccontatelo quando chiederanno è Lars. Ah, ma guarda, gli è arrivata la lettera, è andato a farsi un giro col cane. E camminerò guardando nell'occhio nero della lucertola, raccogliendola la ranocchia con le mani, come facevo da piccolo. Basta mettere le mani a coppa un po' più avanti della ranocchia. Lei ci salta dentro. Ma ti sciato nella mano la ranocchia. Organismi complessi, però anche il singolo nel suo, Quando è arrivata la lettera, Lars se n'è andato a passeggio col cane. Non la aprirò! E lì. Mi sveglio, è ancora lì. Non si è mossa, La lettera non si è mossa. Io quasi ci ho acceso il fuoco con la lettera. Non voglio sapere niente. Del resto. Sembra anche strano, ma sto proprio meglio. Stamattina non ce l'ho nemmeno avuto quel dolore lì che è fastidioso, è qualcosa che... Ma non ce l'ho più. Ce l'avevo la notte, ce l'avevo... Cristo. Come si dirà Dio Cristo nella lingua di Lars? Come adesso. Dice che non ce l'avevo. Vabbè, devo occuparmi delle armi e della vita. Devo occuparmi di questa cazzo di misura della vita che non ho. Ve l'ho detto, sì, sono cresciuto in una famiglia normale. Ho fatto una vita normale, scandita dalla colazione.
pranzo, la cena, un lavoro normale. Scandito dalle lezioni e dai pomeriggi con mia moglie, Maria. Quella donna che ho cercato trovandola sempre, senza la necessità di volerla avere. Tutto normale, tutto in bilico, tra rigenerazione e bene. Adesso sono qua, la lettera l'ho bruciata, il dolore c'è, ma tanto passa, tanto passa. E ci sono questi bambini che vengono ogni tanto e gli racconto delle storie. E per raccontarle me le devo inventare. Io non ho mica capito se quelle storie di Lars gli piombano nel cervello, nella notte, col dolore, o se sono qualcosa che ha costruito per poterlo regalare ai bambini. Ma ho la sensazione che quella impennata di fantasia narrativa sia proprio quello il dolore. Qualcosa qui, non da lui, ma è qualcosa qui, comincia ad affezionarti. Poi il dolore se n'è andato, ma è tornato e ha riempito di nuovo le stanze che si sono svuotate quando è andata via Margaret. Chi era Margaret? Ma tu lo sai chi era Margaret? Ma quel che ci si deve domandare, naturalmente, è quando amiamo qualcuno, o per meglio dire ci innamoriamo di qualcuno, che cos'è effettivamente ciò di cui ci innamoriamo? È l'idea di una persona che amiamo o è la persona stessa? Forse possiamo vivere soltanto in compagnia dei nostri stessi concetti. Forse sono soltanto le nostre stesse idee che incessantemente amiamo. Amore e distanza geografica. Quando una persona che amiamo parte in treno, proviamo talvolta con assoluta chiarezza una sorta di sollievo. Siamo dispensati dalla realtà. Possiamo tranquillamente ricominciare a vivere in compagnia dell'idea. Qual è la distanza più grande alla quale si può amare una persona? Una ragazza che amai molto durante gli anni di scuola, si chiamava Monica, si trasferì in California. Ci scambiamo lettere per molti anni, ma poi la cosa morì così, naturalmente. Ella esisteva allora per me, oppure era da tempo solo un'idea con la quale mi accompagnavo? Qual è la distanza più grande alla quale si può amare una persona? 100 miglia? 25 miglia? Uno dei miei sogni più vecchi è di avere un amante a Scultuna. È una distanza così meravigliosa. In automobile la si copre esattamente in mezz'ora. Un po' meno forse d'estate, un po' di più se la strada è molto scivolosa. Qual è la distanza più grande alla quale si può amare una persona? Risposta? Meno di un millimetro. E senza nome. Le donne, per amare, secondo me, hanno bisogno di sentire che vogliono. Io forse sono riuscito a far sentire che nessuno che voleva di più. Ma non perché non mi interessava, non ci sono mai riuscito. Perché? Dice che siamo un organismo complesso anche noi, forse, come le api. Quindi io, quando morirò, sarò quell'ape lì. Quando morirò, non ci voglio neanche pensare. Non ci voglio pensare, però abbiamo questi parenti a trovarmi e vorranno dormire con i sacchi a pelo qui dappertutto. Io dice che sono dimagrito, è morto. Era passato per 14 giorni, mi ha ridato il paradiso, il male quando se ne va, il dolore. Ti restituisce il paradiso, intanto ti restituisce la sensazione di aver risolto un problema. Ah, non sto più male! Stavo male. Quando stavo male, e poi invece sono arrivati parenti e hanno cominciato a bussare, cioè tutti i bambini. E i miei due piccoli amici, quelli che sono venuti una volta a bussare, curiosi di me, a cui racconto le storie, quando hanno visto tutti i parenti, si sono defilati. Le donne invece, non ve l'ho detto di Margaret, non ho detto di Anna forse, non mi va nemmeno di parlarne troppo.
ne parlo di più nel libro. Anna era il contrario di Margaret. Era la femmina che accoglieva. Anna era un corpo. Un corpo consistente, non come la ragazza di Margaret. Margaret era in bilico sulle piccole bugie che le diceva. Non era niente che potesse in qualche modo compromettere la nostra quotidianità. Era proprio che se le dicevo dove hai comprato il pane, lei mi diceva un posto invece di un altro. Non serviva a niente, se non a fare un piccolo esercizio di potere sulla mia quotidianità. La stava giocando, mi stava tenendo in bilico. La cosa non riusciva a generare nemmeno fastidio, nemmeno... non mi genera mai niente. Io, in questi 3 mesi qui di dolore, sto riguadagnando tutto insieme. Un bagaglio di emozioni che non mi ero mai curato di aprire. Dicevamo di madre, dicevamo di Anna. Anna l'ho conosciuta per caso. E da poche parole abbiamo cominciato a telefonarci. Ogni sera ci raccontavamo una sera. Ci raccontavamo la nostra vita. Io avevo imparato a conoscere tutti i suoi colleghi. Margaret, vale a non curarsi di queste lunghe telefonate. A chi cazzo telefonavo, secondo me? Non è interessato. Poi me l'ha chiesto proprio, non gliel'ho parlato. Non volevo fare quello di... Dove hai preso il pane? Di là, invece di qua? No, te lo dico. È Anna, la mia amica. Ci avevo fatto anche l'amore con Anna una volta. Ci siamo incontrati, ci ho fatto anche l'amore. Non che il sesso sia stato una cosa significativa della mia vita. Che cazzo, a pensarci le cose significative della mia vita? Cioè, quelle che arrivano come una botta, no? Come una roba che... Senti la roba nella schiena. E ora la sento, quella cazzo di roba nella schiena. Dice che è il dolore. La cognizione del dolore. Ha ripreso, Prima solo la notte, solo la mattina. Ora ha ripreso, ora pulsa. Ora mi ingombro. Ora comincio a immaginarmelo come un alveare. Ora ho capito che quelle cellule... Dice che... Il tumore c'ha delle cellule che sono un'altra roba, che si fa largo e che oltre a farsi largo, intanto si nutre di quello che c'è attorno, di quello che noi chiamiamo il buono, perché è il corpo nostro, quello che ci porta in giro. Ma il tumore se ne fotte, lui c'ha un'altra vita e si fa largo e prende 1, 2, 3 cellule, le butta dentro lì, le fa passare dentro un vaso linfatico e quelle vanno da un'altra parte, vanno sul fegato, dalla minchia e fanno un'altra colonia. E sono come gli alveari. Mi stanno dentro, io li sento che mi percorrono e dentro si stanno portando tutte le fottute emozioni che non ho speso. Perché mentre vi parlo di Lars, parlo di me, io. È dato all'umanità descriversi dicendo io, è dato all'uomo. Ma l'uomo tutte le volte che dice io, nega la possibilità agli altri di essere un io. Il noi si cancella ogni volta che dico io. Ma quando dico io, ci sono solo io. Tutti voi non esistete più. Forse perché non provate neanche questo fottuto dolore. Questo maledetto male. E pensa che Margaret dice, ma falla venire. Sì, invitala anche. Sono diventate amiche, sono andate a passeggiare. L'ho condiviso. Non c'ho neanche più voglia di parlarne. Non c'ho neanche più voglia di parlarne perché... E io l'ho vomitato e basta. Perché, lo ricordate all'inizio, qualcuno vi ha raccontato che questa storia è una storia di fogli sparsi, di taccuini diversi, uno giallo, uno blu e un altro strappato. Io mi sono immaginato io, Giorgio, che Gustafsson, con la sua propensione al pensiero filosofico, si fosse immaginato la vita di quest'altro Lars apicultore come un parmente di cui ricaviamo le nozioni fondamentali di un pensiero potente, il pensiero quello di uno dei presocratici più significativi, da frammenti. Emanuele Severino, uno studioso, trovate in Adelphi, trovate uno studioso significativo, si è accanito su quei frammenti cercando di capire che cazzo voleva parlarci per me. Non è facile, no? È come se io, invece di dirvi domani vado a mangiare una pizza, vi dicessi do pizza. Tanto che lingua è? Ebbene, quei taccuini lì in cucina, quei taccuini trovati lì, in cui le pagine si fanno rarefatte a un certo punto, in cui il dolore ha una presenza che è un'assenza. Quando il racconto cessa, per giorni,
quando riprende dopo 10 giorni, 20 giorni, tutto quel vuoto lì lo riempiamo della consistenza di un sangue, del dolore. Tutti abbiamo senz'altro sperimentato quella spiacevole sensazione che ci assale alle stazioni ferroviarie. Dobbiamo accomiatarci da qualcuno. La persona a cui dobbiamo dare l'addio è già salita sul treno, ma il treno non si decide a partire. Si sta lì, uno sulla piattaforma e l'altro al finestrino, e si cerca di conversare, e improvvisamente non c'è più una sola parola da dirsi. Naturalmente dipende dal fatto che tutto d'un tratto non possiamo più sentire quel che vogliamo. La situazione ci prescrive un sentimento. E chi non ha provato quell'enorme sollievo quando il treno finalmente si muove? Oppure, i funerali. Quando qualcuno muore o si ammala, quando sopravvengono delle delusioni, allora ci si aspetta da noi che proviamo determinati sentimenti. In tutte le situazioni, eccetto quelle più quotidiane e naturali, siamo sottoposti ad una pressione su come dobbiamo comportarci, su come ci dobbiamo sentire. E a voler guardare più da vicino, si scopre non di rado che sono romanzi, film o drammi visti o letti qualche volta a prescriverci quei ruoli. Quando nella realtà ci confrontiamo con situazioni insolite, per esempio, che rivalità che ci eravamo aspettati svaniscono e si tramutano invece in un amore che ci lascia soli, la prima cosa a cui ci aggrappiamo sono proprio quei modelli sentimentali da romanzo. Ma non ci danno molto sostegno. Ci lasciano più soli di prima e violentemente precipitiamo nella realtà. Asta Bolin non pretendeva di possedere la risposta alla questione se il dolore abbia o no qualche significato. Il titolo della conferenza era solo formulato come interrogazione. E tuttavia ha saputo prodigare tante buone parole, piene di conforto, parole piene di contenuto. Ha raccontato che una volta a un amico che stava vivendo la totale assurdità di una grave situazione dolorosa, aveva detto, nella sua impotenza, alcune parole che gli furono di autentico aiuto. Tutto finisce per avere il significato che noi stessi gli diamo. Asta Bolin non voleva dire che quelle parole contenessero una qualche verità filosofica o d'altro genere, ma che esse, tuttavia, esprimono qualcosa di essenziale, ovvero che nei confronti del proprio dolore si può essere attivi, e si può sempre cercare di lavorarci sopra. Il dolore è la presenza significativa di questi giorni. Siamo a maggio. Il dolore è qualcosa che misuro con un'assenza che comincio a riconoscere, un'assenza di... cioè la spia della riserva della mia spiritualità accesa da un pezzo. Non ce l'ho mai avuta, una spiritualità da gestire. Fossi stato Giorgio a Torino, misurandomi con la narrazione delle api, mi sarei ricordato i quaderni entomologici di Fabio, uno dei racconti più potenti della mia infanzia. Ma sono Lars, sto morendo, c'è un cazzo di dolore che comincia a essere tutto quello che di consistente... Il dolore c'è finché c'è la vita, è qualcosa di profondamente riferito al vivere, al respiro, al passo, oppure a quello che te lo sta pian piano togliendo. Qua è maggio, però oggi nevica. Io ho pensato che se esiste Dio, noi ci abbiamo il dovere d'essere contro. E qua è maggio e nevica. E io spero che l'ambulanza trovi la strada pulita. Spero che non scivoli fuori strada. Bisogna sempre sperare. Grazie. Francesco Popolo. Thank you.
Vi lasciamo con un elenco. Avrei dovuto impiegare meglio il mio tempo, anziché consumarlo come insegnante elementare a Vastervala e poi qui come apicoltore in pensionamento anticipato. Elenco delle arti secondo il loro grado di difficoltà. 1. Amore sensuale. 2. Musica. 3. Poesia. 4. Arte drammatica. 5. Pirotecnia. 6. Filosofia. 7. Surfing. 8. Narrativa. 9. Pittura su vetro. 10. Tennis. 11. Pittura all'acquerello. 12. Pittura a olio. 13. Retorica. 14. Arte culinaria. 15. Architettura. 16. Squash. 17. Sollevamento pesi. 18. Politica. 19. Acrobazia al trapezio. 20. Paracadutismo. 21. Alpinismo. 22. Scultura. 23. Ciclismo artistico. 24. Arte del giocoliere. 25. Arte dell'aforisma. 26. Costruire fontane. 27. Scherma. 28. Artiglieria. C'è un'arte che non riesco a inserire, quella di sopportare il dolore. Dipende dal fatto che finora nessuno l'ha saputa trasformare in arte. Abbiamo dunque a che fare con un genere artistico il cui grado di difficoltà è tanto elevato che nessuno lo pratica. Giorgio Olmotti. Grazie a Iperborea e a Malvina Cagna per l'organizzazione. Grazie a tutti voi.